Chiosco. Voci e idee da luoghi non comuni. Settimana dopo settimana torna la nostra edicola mobile, torna Kiosk anche in questo appuntamento novembrino. E allora, una puntata che ci vedrà parlare di anniversari, che ci porterà su due date significative in due luoghi d'Europa che in questi giorni stanno avendo una esposizione molto differente. Il viaggio comincia questa sera insieme a Maria Baldovin. Ciao Maria. Buonasera Marco e buonasera a coloro che sono all'ascolto anche oggi. Bentornati su Kiosk. Devo dire che infatti è particolarmente un piacere questa sera essere a questi microfoni perché ci troviamo a metà tra questi due interessanti anniversari. Prima di partire ricordiamo che questa trasmissione, come sempre, è realizzata grazie alla collaborazione tra Radio Bequit, Is Journal e l'associazione MOST. E partirei subito parlando del primo anniversario di cui andiamo a parlare questa sera, che si è celebrato il 9 novembre. Il 9 novembre, come saprete tutti, è stato celebrato infatti il trentennale della caduta del muro di Berlino. Una barriera, quella di Berlino, che ha diviso per ben 28 anni la Germania orientale da quella occidentale, dal 1961 al 1989. Due Germanie che in realtà sono state due entità separate per più tempo, circa 41 anni, poiché la Repubblica Democratica Tedesca venne fondata nel 1949 e la riunificazione è avvenuta poi solamente nel 1990, quasi un anno dopo la caduta del muro. In ogni caso, anche se la riunificazione è avvenuta solamente poi il 3 ottobre 1990, la rimozione del muro di Berlino, il suo crollo come si dice spesso, è considerato come il simbolo della riunificazione delle due Germanie. Questa sera potremmo concentrarci sugli eventi che hanno portato a questo crollo e parlarvi della gloriosa serata del 9 novembre, però pensiamo che questi eventi siano stati raccontati già molto spesso. Vogliamo invece parlare di un altro tema, comunque molto discusso soprattutto in Germania, ma di cui forse da noi si parla meno. Vogliamo quindi chiederci oggi a che punto siamo con la riunificazione tedesca. Ecco, perché la riunificazione, soprattutto da noi all'estero, è vista molto spesso come una storia di successo. In realtà non è tutto rose e fiori, poiché la riunificazione dei due stati è stata piuttosto difficile e dolorosa, soprattutto per una parte della popolazione. Infatti, riunire due parti di un paese che erano state separate per più di 40 anni e con sistemi ideologici e economici completamente opposti non è stato affatto semplice. La Germania ci è riuscita in un tempo quasi da record, si potrebbe dire, ma come tutti i lavori fatti in fretta sono state trascurate alcune cose. E in questo processo di riunificazione sono rimaste delle cicatrici. Parliamo di cicatrici riprendendo una citazione di Willy Brandt, un politico tedesco che fu anche cancelliere della Germania occidentale. E in un suo celebre discorso, infatti, Brandt disse che nel processo di riunificazione si sarebbe dovuto fare molta attenzione e avere sensibilità per la parte di quei cittadini tedeschi che fino a quel momento erano stati dall'altra parte. Solo così, secondo Brandt, si sarebbero evitate cicatrici deturpanti. Già il discorso di Willy Brandt ci fa capire come in realtà in tutto questo processo l'ovest della Germania abbia avuto un ruolo decisamente dominante, anche perché la parte orientale, con la caduta dell'Unione Sovietica e di tutto il blocco, era decisamente la parte perdente della Guerra Fredda. Rispettare i cittadini che sono stati fino ad adesso separati da noi, come disse Brandt, implicava appunto una certa accortezza nei confronti di chi si sarebbe dovuto abituare a un sistema nuovo. Ma questo molto spesso non è avvenuto. Esatto, questo non è avvenuto, non è stato particolarmente rispettato dalle autorità che hanno gestito le riforme e che hanno decisamente forzato la mano su alcune misure violente, si può dire, di liberalizzazione dell'economia della parte orientale, che hanno causato notevoli problemi sociali e una su tutte la disoccupazione generata dalla liquidazione di molte industrie che erano state considerate inefficienti. Dalla parte dei cittadini, quindi, dall'altra parte, spesso non c'è stata la capacità o l'opportunità di adattarsi al nuovo sistema. Questo ha creato molti traumi nella società tedesca orientale e tutto questo ha anche avuto delle conseguenze che si riflettono sull'oggi. Ma non andiamo troppo in là a parlare di questo tema perché ne abbiamo parlato con una persona che ne sa decisamente più di noi. Questa persona è Wilhelm Eitmeier, un sociologo tedesco dell'Istituto per la ricerca interdisciplinare sui conflitti e la violenza dell'Università di Bielefeld. Eitmeier nei suoi studi ha anche parlato delle conseguenze sociologiche del processo di riunificazione.
Come prima cosa abbiamo voluto chiedere al professor Heitmeier di spiegarci più nei dettagli quali siano state le difficoltà e i fattori che hanno reso la riunificazione delle due società così difficile e di perché si può parlare ancora adesso di due società all'interno della Germania. Sì, bisogna dire che davvero viviamo ancora in due società diverse e che questo ha ragioni precise. Le persone dell'ex Repubblica Democratica Tedesca hanno alle spalle una socializzazione autoritaria, un'istruzione e un'esperienza nella vita quotidiana con determinate strategie di leadership, con gerarchie e così via. E poi è arrivato il cambiamento. In altre parole, il muro è caduto e con esso è finito il sistema autoritario. Ma la vita delle persone in quel sistema non era scomparsa, ovviamente. In altre parole, le persone improvvisamente avevano meno sicurezza e più libertà, e nella Repubblica Democratica Tedesca avevano più sicurezza e meno libertà. E questa transizione a molte persone non è riuscita. Un secondo punto è che nella nuova società tedesca queste persone hanno vissuto bruschi e radicali cambiamenti nella propria biografia. Anche nella propria storia lavorativa hanno vissuto la disoccupazione e così via. Un altro fattore è che molto spesso queste persone non si sono viste riconoscere ciò che avevano raggiunto nella vita precedente. E da questo è emerso il punto successivo, ovvero una sorta di disorientamento. A cosa dovrei aggrapparmi ora se le possibilità di vita sono così grandi, ma la prevedibilità delle mie scelte, che nella DDR erano già delineate, ora è diminuita? Tutto ciò ha portato a un disorientamento notevole. Dopo aver ascoltato quali sono stati i fattori determinanti che hanno generato queste difficoltà, ci siamo chiesti quale sia la situazione ora, a 30 anni dalla caduta del muro, e in cosa si riflettano, secondo Heitmeier, le differenze tra quelle che chiama ancora due società. Sfortunatamente bisogna dire che si sono aperte nuove fratture in Germania, che possono essere riconosciute chiaramente se si guardano i risultati delle elezioni federali e delle elezioni statali. Con questo voglio dire che ci sono state, in queste elezioni, nuove separazioni politiche, perché il partito Alternativa per la Germania, che non è populista di destra ma che io definirei un radicalismo nazionale autoritario, ha avuto e ha particolare successo nella Germania dell'Est. Questo partito rappresenta un modello sociale assolutamente autoritario ed è diretto contro la società aperta e contro la democrazia liberale, quindi contro la società aperta, contro gli immigrati, contro i rifugiati. Queste erano tutte esperienze che non esistevano nell'ex DDR. Non vi era alcun contatto con gli immigrati, con i rifugiati e così via. Questo modello sociale ed economico autoritario ora viene promesso da questo radicalismo nazionale autoritario dell'AfD. E in questo c'è una netta separazione. In Occidente questo partito non ha praticamente alcuna approvazione, mentre nella Germania orientale è praticamente un partito nazionale. E per tirare le file del discorso, come si suol dire, abbiamo voluto chiedere ad Heitmeier un'ultima cosa. Ci siamo infatti fino adesso concentrati sulle differenze e anche sulle loro cause storiche dovute alla lunga separazione di queste due società e alle diverse educazioni ed esperienze dei cittadini. Ci manca però una spiegazione sulle conseguenze di una riunificazione fatta con lo stampino, come si potrebbe dire, nel senso che dicevamo prima, ovvero che la Germania orientale è stata praticamente modellata sul modello occidentale, senza troppo tenere in considerazione quale fosse stata l'esperienza precedente dei cittadini dell'Est, ovvero della parte ideologicamente sconfitta. Come ha influito quindi questo processo di riunificazione, che alcuni definirebbero colonizzazione, sulla mente di una parte dei tedeschi e possibilmente anche sulle loro intenzioni di voto? Risponde ancora una volta il professor Heitmeier. Sì, il processo di unificazione è stato veramente spietato, perché la politica della Germania occidentale non aveva capito come funzionasse la società della ex DDR. Nella DDR c'erano i grandi complessi industriali e tutto attorno a essi c'erano tutte le istituzioni sociali, come le società sportive, le scuole materne e così via.
Tutto questo era legato a questi complessi industriali, quindi ai nuclei economici, per così dire. E quando le industrie sono state smantellate, anche le reti sociali sono venute meno, si sono sciolte. In questo modo la Germania occidentale ha creato davvero molti problemi sociali e problemi legati all'accettazione, al riconoscimento. Questi problemi sociali non potevano essere facilmente compensati dai tanti miliardi trasferiti dalla parte occidentale a quella orientale. Voglio dire, le città sono state restaurate in modo meraviglioso, le strade sono fantastiche, ma riguardo al riconoscimento della gente si è rimasti troppo indietro. E poi aggiungerei un'altra cosa, e cioè che viviamo sempre all'interno di processi di confronto. Ci confrontiamo sempre con altre persone o con altri gruppi. Le persone della Germania orientale quindi si confrontano con i tedeschi occidentali, come stanno loro e come stiamo noi. Nelle aree rurali si confrontano con le città. Le persone paragonano se stesse con i rifugiati, come si prendono cura di loro e di noi invece no. Questo fenomeno si chiama deprivazione relativa. È una sensazione di ingiustizia rispetto ad altri gruppi con i quali ci si può confrontare. Questi processi sono ancora in corso e anzi, secondo me, non ne vediamo la fine. Al contrario, questo processo sembra rafforzarsi, in particolare nel senso che questo radicalismo nazionale autoritario sta guadagnando sempre più terreno nella Germania orientale. E dalle parole del professor Heitmeier noi andiamo verso un breve stop, perché tra poco cambieremo scenario, rimarremo ancora in quel 1989 che è rimasto scolpito un po' nella memoria dei cittadini d'Europa, ma anche e soprattutto nella storia, anzi in diverse storie. Prima però un po' di musica. Maria, dove ci dirigiamo? Sì, allora andiamo a lasciare questa prima parte della puntata con una canzone un po' malinconica che forse molti di voi conosceranno già, perché fa parte della colonna sonora del film Le vite degli altri, ambientato appunto nella ex Germania orientale. Questi sono i Bayon con Stell dich mitten in den Regen, e nel lanciare questo pezzo passo anche il testimone a Laura, che insieme a Marco vi parlerà di un altro interessante anniversario che ricorre in questi giorni. Come anticipato, si passa in questa puntata, in questa serata, da un anniversario a un altro, e quindi lasciamo la Germania per spostarci in uno scenario differente. Lo facciamo anche con un rapido avvicendamento e quindi ci raggiunge in studio Laura Luciani. Ciao Laura, bentornata. Ciao Marco e buonasera a chi ci ascolta. Continuiamo quindi passando al secondo anniversario che ricordiamo questa sera, quello dei 30 anni dalla rivoluzione di velluto in Cecoslovacchia. Se il muro di Berlino, come abbiamo appena raccontato, crolla il 9 novembre 1989, bisognerà aspettare meno di 10 giorni affinché il vento del cambiamento arrivi anche in Cecoslovacchia, sulla scia di quelle trasformazioni che erano già avvenute nelle vicine Polonia e Ungheria. In questo momento della storia i cittadini cecoslovacchi non hanno ormai più paura di scendere in strada e di criticare apertamente il regime. Nel giro di poco più di un mese, tra il 17 novembre e il 29 dicembre 1989, si svolse quella che oggi viene comunemente chiamata la Rivoluzione di Velluto. Questo termine fu coniato dai giornalisti occidentali che nel novembre 1989 si trovavano a Praga per seguire gli sviluppi delle proteste, molti dei quali vi erano arrivati direttamente dalla capitale tedesca di oggi, ovvero Berlino. Forse in modo un po' romanzato, qualcuno fa anche risalire l'origine del termine alla passione di Václav Havel e dei dissidenti cecoslovacchi per il gruppo rock statunitense Velvet Underground. Ciò che è certo comunque è che il termine piacque molto anche ai dissidenti stessi, che iniziarono ad utilizzarlo anche in ceco, in cui suona come Sametová revoluce. Nella lingua slovacca invece gli eventi del novembre e dicembre 1989 vengono descritti col termine Nežná revolúcia, che letteralmente in italiano vuol dire rivoluzione gentile. Il termine rivoluzione di velluto è ritornato poi a essere di attualità nella primavera del 2018 quando lo utilizzò Nikol Pashinyan, oggi primo ministro armeno, per descrivere le manifestazioni di massa che in Armenia portarono al rovesciamento pacifico del governo guidato dal Partito Repubblicano, che aveva dominato la vita politica del paese per 20 anni.
Una rivoluzione di velluto indica quindi una transizione pacifica del potere che nella Cecoslovacchia del 1989 si svolse in maniera non violenta, sulla scia di importantissime manifestazioni di piazza e di raggruppamenti, prima spontanei e poi via via più organizzati, dei cittadini insorti contro il regime e gli oltre 40 anni di dominio assoluto del Partito Comunista Cecoslovacco. Insieme a Donatella Sasso, storica e ricercatrice all'Istituto Salvemini di Torino, siamo andate a ripercorrere le tappe principali di questa rivoluzione, iniziando proprio dalla data del 17 novembre 1989. Il 17 novembre è una data molto importante nella storia cecoslovacca che era sempre stata ricordata. Infatti nel 1939 gli occupanti nazisti avevano represso le manifestazioni di studenti e avevano imposto la chiusura delle università, nonché appunto la deportazione di circa 1200 studenti, e nel corso di questa repressione erano stati uccisi parecchi giovani. E nel 1989 è stata richiesta un'autorizzazione da parte degli studenti di una manifestazione che doveva però svolgersi un po' lontano dal centro della città, ma poiché in quei mesi, pochi giorni, era caduto il muro di Berlino, ma erano già mesi in cui si respirava un tentativo di cambiamento anche negli altri paesi satellite dell'Unione Sovietica, quella manifestazione tutto sommato marginale diventa sempre più ampia e si sposta senza autorizzazione nel centro della città. Ed è proprio da quel momento in poi che iniziano le riunioni, raggruppamenti di cittadini che porteranno nel giro di un poco più di un mese all'abbattimento del vecchio regime in maniera assolutamente pacifica e democratica e al passaggio verso un sistema democratico che appunto si concretizzano l'11 dicembre con l'autorizzazione alla nomina di Dubček e di Havel alle cariche rispettivamente di Presidente del Parlamento e Presidente della Repubblica, che verranno poi effettivamente eletti rispettivamente il 28 e il 29 dicembre dello stesso anno. Uno dei protagonisti indiscussi della rivoluzione di velluto lo conosciamo già, l'abbiamo già nominato poco fa, ed è stato Václav Havel, dissidente, drammaturgo, attivista per i diritti umani, che nel dicembre del 1989 diventa presidente della Repubblica Cecoslovacca. La nomina di Václav Havel avviene praticamente per acclamazione popolare. Basta pensare a come lo slogan Havel na Hrad, Havel al castello, che era la sede del potere praghese, fosse diventato onnipresente durante le manifestazioni di piazza del novembre 1989. Quello dell'arrivo alla presidenza di Havel è un evento che il politologo francese nato a Praga, Jacques Rupnik, ha descritto come l'arrivo al potere di un senza potere. È un'espressione questa che riprende il titolo di una delle più famose opere di Václav Havel, il saggio Moc bez mocnih, il potere dei senza potere, in cui Havel descrive il sistema che lui definisce post-totalitario e le menzogne sulle quali esso si fonda, interrogandosi anche sul rapporto tra l'individuo e il potere politico. Donatella Sasso ci ha riassunto il ruolo fondamentale giocato da Václav Havel nei mesi della rivoluzione di velluto. Il ruolo di Havel fu sicuramente fondamentale. Lui ancora nel gennaio del 1989 era stato arrestato per l'ultima volta perché aveva manifestato il 16 di gennaio in memoria dell'immolazione di Jan Palach di fronte al Museo Nazionale di Praga. Havel era il dissidente che più si era esposto a partire dagli anni 70 con la stesura del documento di protesta Carta 77 e aveva trascorso alternativamente diversi periodi in carcere proprio per la sua attività di pubblicista, di dissidente, non ancora di politico perché non vi erano ancora le condizioni. Il ruolo di Havel diventa immediatamente fondamentale nel momento stesso in cui iniziano le manifestazioni di piazza il 17 di novembre e quando si ritrova insieme ad altri cittadini per fondare questo primo embrione di partito politico che è Forum Civico. E negli stessi giorni anche in Slovacchia si fonda un movimento analogo che è Opinione Pubblica e che rappresentano due movimenti che portano
al potere ancora esistente, al vecchio potere, delle istanze di rinnovamento. È proprio in quei giorni che Havel decide di incontrare l'altro grande protagonista della storia recente cecoslovacca, che è Aleksandr Dubček. E pur avendo due opinioni completamente opposte rispetto al futuro della Cecoslovacchia, uno a Dubček che ancora credeva in un rinnovamento interno e l'altro Havel che voleva invece un rinnovamento totale, quindi l'annullamento del vecchio regime comunista e un nuovo sistema assolutamente democratico, però si incontrano e conducono insieme le trattative per poter instaurare un nuovo sistema di tipo democratico. Václav Havel è anche noto per essere stato l'ultimo presidente della Cecoslovacchia e il primo presidente della Repubblica Ceca. Infatti, se dopo la caduta del muro di Berlino è avvenuta la riunificazione tra la Germania Est e la Germania Ovest, sulla scia della rivoluzione di velluto, la Cecoslovacchia ha invece preferito separarsi, in quello che è stato definito un divorzio anch'esso di velluto. Ecco, alcuni critici hanno considerato questa separazione come il principale fallimento politico di Havel. Donatella Sasso ci ha spiegato come sono andate le cose. Cecoslovacchia era una federazione, tutto sommato, nata alla fine della Prima Guerra Mondiale e si trattava appunto dell'unione dei paesi cechi con la Slovacchia. Non vi sono mai stati dei veri e propri dissidi, piuttosto delle incomprensioni fra le due aree geografiche, che lo stesso Dubček, ad esempio, di origine slovacca, aveva tentato di mediare, favorendo alcune istituzioni slovacche che rispetto alla centralità di Praga rischiavano di essere messe in secondo piano. Con la fine della Guerra Fredda e della divisione in blocchi, alcune forze politiche delle due parti, ma in particolare della parte slovacca, ritennero opportuno una separazione nei due paesi. Non fu voluta fondamentalmente dai cittadini, fu una scelta dall'alto che per alcuni sicuramente poteva essere considerata come positivamente, ma non era nata da una vera e propria spinta né popolare né da rivendicazioni di tipo aggressivo, insomma. Anzi, ci furono quei partiti politici che tentarono di sviluppare un senso di ostilità fra i due popoli, riuscendoci di fatto molto poco. Le relazioni fra i due paesi sono continuate nel corso degli anni in maniera abbastanza distesa e positiva, così come gli scambi commerciali, e l'anno passato, quando si sono celebrati 100 anni della nascita della Cecoslovacchia, appunto dopo la Prima Guerra Mondiale, in realtà Repubblica Ceca e Slovacchia hanno amabilmente festeggiato insieme. Quindi io credo che probabilmente è anche possibile che si ricostituiranno dei legami particolari e speciali fra i due paesi. Prima di salutarvi e fare un'ultima segnalazione, andiamo ad ascoltare Namniest di Jaroslav Hutka, canzone del 1973 che è diventata poi un simbolo della rivoluzione di velluto e che racchiude pienamente l'euforia dell'epoca, l'ottimismo per il cambiamento politico in corso e la voglia di libertà del popolo cecoslovacco. Jaroslav Hutka, cantatore dissidente, anche lui come Havel firmatario della Carta 77, tornerà dall'esilio in cui si trovava nei Paesi Bassi per cantare questa canzone proprio nei giorni della rivoluzione di velluto, di fronte ad una folla di 800.000 persone che si erano radunate il 25 novembre 1989 sulla spianata del parco di Letná a Praga. Prima di salutarvi segnaliamo che proprio il 13 novembre presso l'Università degli Studi di Milano è stata inaugurata l'installazione Havel's Place, che è parte di un progetto mondiale avviato nel 2013 dall'ambasciatore ceco negli Stati Uniti Petr Gandalovic insieme all'architetto e designer Bożek Šípek. Il progetto ha l'obiettivo di creare una rete di luoghi nello spazio pubblico che possano contribuire all'incontro e allo svolgimento di un dialogo reale nello spirito degli ideali di Václav Havel, che 30 anni fa hanno ispirato appunto la rivoluzione di velluto. Bene Marco, siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche oggi è ora di abbassare la saracinesca della nostra edicola mobile. Io saluto tutti quelli e quelle che sono stati con noi questa sera e ti do appuntamento alle prossime settimane.
Noi ci sentiamo tra 7 giorni con Kiosk, non perdetevi i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e non perdetevi tutte le storie che di settimana in settimana vi raccontiamo all'interno di questa edicola mobile. A presto, ciao! Ciao. Voci e idee da luoghi non comuni.